Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto tre merge particolarissimi e vi porterà anche la fondina, quella con la pistola della polizia raga. Veramente, veramente una figata. Perderete tutti gli outfit ragazzi, tranne uno, io userò questo, io partirò con questo bianco perché non voglio perderlo. Quindi inizierò il glitch in questa maniera. Semplicemente apriamo il nostro menu di pausa e andiamo alla gestione dei personaggi ragazzi. Intanto per chi non mi conosce, per chi è nuovo, per chi non lo sa, per chi se lo dimentica raga, vi invito a iscrivervi al secondo canale che trovate in descrizione. E ragazzi, se vi interessa il beef, ho iniziato a portare contenuti per gli abbonati in beef ragazzi. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Andremo a creare il secondo personaggio ragazzi. Faremo i completi sul maschio, quindi il secondo personaggio dovrà essere femmina. E ragazzi, il maschio deve nascere sul primo slot, perché se no non funziona il glitch. Quindi create il secondo personaggio, se già ce lo avete lo cancellate e lo ricreate ragazzi, perché se no il glitch non funziona. A questo punto passate il rango se ce lo avete, così avete anche determinate cose sbloccate. E una volta che siete qua scegliete quello femmina ragazzi e andate online. Ne approfitto regà per farvi passare questa immagine dell'ultima esplorazione che siamo andati a fare raga. E se siete interessati a guardare questa esplorazione, link in descrizione del video raga, nel canale nuovo. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati in lobby raga, potrebbe capitare, come è successo a me, che non abbiamo i negozi di vestiti visibili. Cosa facciamo? Semplicemente cambiamo lobby e andiamo in una sessione a inviti ragazzi. A questo punto, una volta che siamo all'interno, cosa facciamo? Dobbiamo toglierci tutti gli accessori dalla faccia raga, se ce li abbiamo. Io in questo modo non potevo farlo perché c'avevo tutto disattivato raga, non c'era niente comprato, quindi dobbiamo andare dagli accessori. E una volta che siamo dal reparto accessori andiamo a levarci tutto quanto dalla faccia. Una volta che ci siamo tolti tutto quanto possiamo iniziare appunto a fare gli outfit. Quindi andiamo sulla parte bassa, andiamo su pantaloni sportivi raga e mettiamo i primi, questi qua maculati, questi verdi, non potete sbagliarvi raga. Una volta che abbiamo messo questi pantaloni cosa facciamo? Andiamo dalle scarpette, andiamo a cercarci raga gli stivali, quelli da moto ragazzi, questi qua, e andiamo a selezionarci il numero 20 raga. Una volta che ci siamo selezionati questo paio di scarpe, questi stivali, possiamo passare alla parte alta dell'outfit, ragazzi. A questo punto andiamo a cercarci i bomber di pelle. Una volta che abbiamo trovato i bomber di pelle, dovremo selezionarci questa, ragazzi. Questa maglia qua. State attenti, non la numero 2, ma la numero 5. Sono veramente simili. Guardate bene, una ha la scritta rossa, l'altra la scritta nera. Dovete mettere la numero 5. A questo punto, una volta selezionato anche questa parte dell'outfit, cosa facciamo? Andiamo a mettere i guanti, raga. E andiamo a cercarci i corazzati tattici bosco chiaro, raga. Questi qua, ok? I corazzati bosco chiaro. Una volta selezionati anche questo paio di guanti, potremo andare a salvare l'outfit. Io vi consiglio sempre, se abbiamo la possibilità che non stiamo facendo un merge della Madonna raga, di partire dal secondo slot, scrivete uno e poi gli altri li andate a mettere sempre sotto saltando uno slot a seconda di che merge facciamo. Quindi una volta salvato questo outfit andiamo a fare il secondo outfit. Torniamo sulle scarpette e andiamo sui stivali da moto, quelli di prima raga. E a questo punto dovremmo andare a cambiarli e metteremo i numeri 23 raga. Una volta messe le scarpette lasciamo gli stessi pantaloni, lasciamo gli stessi guanti e andiamo solo a cambiare la parte alta. Quindi andremo a cambiare la felpa. Ci cerchiamo giacche da lavoro e una volta che abbiamo trovato le giacche da lavoro raga andiamo a selezionarci la numero 38.
E a questo punto, una volta messa questa giacca, dovremo andare a cercarci, ragazzi, le maglie da trafficante. Una volta trovate le maglie da trafficante, andremo a selezionarci la numero 60, l'ultima, ragazzi, questa digitale blu. A questo punto, indovinate un po', andiamo a salvarci l'outfit. Salvate l'outfit, ragazzi, saltando come sempre uno slot e scrivete 2, così sapete che è il secondo merge. A questo punto, una volta salvato anche questo secondo merge, ragazzi, andiamo a fare il terzo. E questo, ragazzi, è proprio semplice. Dovremmo andare di nuovo su i bomber di pelle. E una volta che siamo sui bomber di pelle, raga, dovremmo semplicemente andare a cambiare la felpa. E dovremmo mettere questa, ragazzi, la numero 6 di pelle SN oro chiusa. Adesso niente di più facile, semplicemente vi salvate anche questo outfit e lo salvate come 3. Saltate uno slot, ragazzi, e poi scriverete 3. A questo punto, una volta che vi siete salvati anche questo outfit, dovremo suicidarci. Quindi uscite dal menu, ragazzi, delle modifiche, degli outfit, eccetera, eccetera. Aprite il vostro menu interazione e andate su ucciditi. A questo punto, una volta che siamo spawnati, possiamo iniziare il glitch per trasferire gli outfit. Semplicemente apriamo il menu di pausa, andiamo su creatore, raga. E una volta che saremo spawnati al creatore non dovremo fare niente di speciale. Facciamo creare una gara, facciamo gara stunt, ragazzi, mettiamo il dettaglio gara, mettiamo la descrizione, mettiamo una foto, mettiamo un numero di giri, ragazzi, facciamo tutto quello che ci dice di fare guidato, che è semplicissimo, anche mia nonna riuscirebbe a farlo, ragazzi. E a questo punto facciamo il test, proviamo la gara, vi ricordo di mettere un giro, se no state lì a girare a babbo, ragazzi. E una volta che abbiamo provato la gara e andiamo al traguardo, ci darà questa allerta. Accettiamo questa allerta, ragazzi, e una volta che siamo in questa schermata, apriamo il menu di pausa. Andiamo su online, facciamo gestione personaggi o seleziona personaggio se siete su hold, ragazzi. E una volta che siamo nella schermata della gestione dei personaggi, dovete ascoltarmi bene. Non mi stancherò mai di dirvelo, ogni volta tutti quanti sbagliate qua, quindi ascoltatemi. Dovete semplicemente cliccare una volta freccia destra, ragazzi, in modo che il personaggio di destra, cioè la femmina, tira su il cartello come avete visto in questo momento. Se non siete sicuri, finché non avete eliminato il personaggio, potete switchare e controllare bene. Quindi quando siete certi, ragazzi, proprio al 100% che state eliminando il personaggio di destra, cliccate X o quadrato se giocate la PS, raga, scrivete la parola elimina e in questa maniera avremo eliminato il secondo PG. Adesso è fondamentale, raga, che non dovete switchare per nessun motivo le freccette, quindi che rimane lì la posizione del personaggio. E a questo punto, se siete su Old Joen, quindi PS4, raga, o Xbox One, cliccate B o cerchio per andare in storia. Siccome io sono su Next Gen, quindi Xbox Series o PS5, come facciamo a continuare? Ve l'ho spiegato già in precedenza. Chiedete a un vostro amico di andare in mira differente, raga, quindi in mira diversa dalla vostra, e una volta che è mira diversa dalla vostra, vi fate mandare un invito della sessione. Non usate Anawak, perché con Anawak non funziona, ragazzi. Quindi a questo punto, quando il nostro amico ci manderà l'invito in mira differente, noi lo accettiamo, raga. Guardate bene, si farà una schermata glitchata, ci vedremo dentro uno stanzino per un secondo e così capiamo che il glitch ha funzionato, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta in storia, tornate online e una volta che siete spawnati online, raga, sarete ancora con l'outfit di partenza. Quindi non vi resta altro che andarvelo a salvare e lo mettete, raga, nell'ultimo slot, così non vi crea problemi per adesso. Una volta salvato, raga, l'outfit nell'ultimo slot, come avete visto, avrete anche tutti gli altri che abbiamo fatto.
come facciamo a farli comparire. Decidiamo l'outfit di partenza con cui entrare nell'attività merge. Quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere due o tre esempi di come entrare dentro l'attività e che outfit fare. Quindi se entreremo raga con un completo di scia mortale, per esempio io ora userò questo rosa, vado ad avviarmi l'attività merge che vi lascio in descrizione, profilo basso, potete usare anche ragazzi l'affare G, le versus non ci sono più raga, comunque sia. Una volta che siete entrati nell'attività, in questo caso profilo basso, mettete completi salvati e una volta che avete messo completi salvati fate entrare un vostro amico che vi dà una mano, perché per forza in due si deve startare questa attività. E una volta che siete in questa schermata ragazzi, mi raccomando i completi salvati, andiamo a switchare a destra raga e sbada bam, avremo fatto il merge ragazzi, sarà comparso anche il cinturone con la fondina, quindi potrete prenderlo raga e portarlo sugli altri outfit col glitch del giubbottino antiproiettile. Quindi in questo modo avremo fatto i pantaloni Tron raga e sopra avremo la galassia di vari colori, di cui uno porta anche il cinturone con la fondina ragazzi, veramente una figata. Per salvare ragazzi questo outfit cosa dovete fare? Prendete un'auto del civile e una volta che avete preso l'auto del civile andrete a salvare l'outfit ragazzi da Ammunition. Per forza da Ammunition, non andate da altre parti perché non vi fa entrare. Forse vi fa entrare ragazzi al CEO e da Ammunition. Non usate le auto dell'attività raga, quelle due che stanno all'inizio quando spawnate, perché se no partirà un tempo e dovete fare tutto di corsa. Quindi come potete vedere io l'avevo rifatto ragazzi perché avevo sbagliato e questo giro è entrato con i Tron verdi, guardate che bomba, da sempre il cinturone. Adesso raga potete quittare e avrete salvato l'outfit. Quindi adesso vi faccio vedere per chi vuole due o tre entrate con outfit differenti, così potete vedere voi cosa potete fare. Se entriamo ragazzi per esempio con questo outfit, quello di Caio Perico, quello con i tasconi, quando andremo a switchare raga praticamente diventeranno i Jokers sotto con le scarpette Tron e avremo sempre i merge alti e potremo avere sempre la cintura, veramente veramente carino raga. Oppure se entriamo ragazzi con questo potremo fare una cosa del genere che è veramente strabuggato, veramente figo. Quindi se portiamo praticamente tutti i cargo raga all'interno di questo merge potremo fare tutti i Jokers. Sono quelli tarocchi, non sono quelli originali diciamo, però ci possiamo accontentare raga. Quindi vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video, supportare il canale ragazzi, iscrivervi al secondo canale se vi piacciono le challenge, le esplorazioni e qualsiasi cosa mi passerà per la testa di fare. E niente ragazzi, uno sbada bam simbolico e alla prossima. Bella regà.